Seconda sconfitta consecutiva per la Viola Reggio Calabria, alla quale non riesce il colpo esterno costretto alla resa nei minuti finali in terra siciliana. Bella atmosfera al Pala Alberti di Barcellona Pozzo di Gotto. Inizio a ritmi elevatissimi con triple su triple realizzate. Si arriva al 14-7 per Reggio con Aguzzoli e Binelli scatenati, ma un 8-0 di parziale per Barcellona ristabilisce l'equilibrio. Tartamella, Lalic e Cerruti sono i protagonisti dell'ottimo andamento dei locali, che chiudono avanti la prima frazione sul 23-18. Il secondo quarto riparte sulla falsa riga del primo. Barcellona vola sul più 12 con Carroè scatenato fino al fallo tecnico sanzionato al coach Cigarini. Ma la Viola non molla e realizza una riscossa clamorosa grazie a un Tirtišnik super ben supportato da Binelli e Maksimović. La sfida, dopo un piccolo momento di equilibrio, passa parzialmente nelle mani degli ospiti, che firmano il più 8, 40-48 al termine della prima parte di gara. Ad inizio del terzo quarto Reggio trova la doppia cifra di vantaggio. Durante il periodo Barcellona con energia recupera lo svantaggio. Il terzo periodo termina 58-59. Combattutissimo anche il quarto periodo. Il cambio lo azzecca Barcellona inserendo Lalic ed usufruendo dei canestri di un Tartamella al top, decisivo per il break finale. Barcellona vince 81-74.